Ritorna il campionato calcio a 7, categoria Open, l'ottava giornata tra lo Sporting Bisanzio e l'Atletico Barbagianni. Ancora il numero 20, stavolta lo spazio ce la se lo prende tutto. Tiro sul fondo, ottima trama dell'Atletico. Ottima l'apertura sulla destra. Arriva il tiro, il vantaggio dello Sporting, ha segnato Migliorini. Ottimo anticipo da parte di Mondello. Apertura sulla destra, pallone dentro. Salvataggio di Bentivegna. Con la copertura, poi la palla messa dentro, il colpo di testa, la rete di Di Benedetto. Raddoppia repentinamente il Bisanzio. Buona l'azione, la percussione, ancora dentro Migliorini. C'è l'appoggio per il mancino di Milani. Ottima ripartenza, è 3-0 Sporting Bisanzio. Si gira bene Saliti. Grandissima azione, trova l'angolino il numero 9. Segna subito l'Atletico, prova a riaprirla, siamo 3-1. Ottima azione con il piazzato di Labella. Inserimento perfetto del numero 7. Colella va in porta, risponde presente Branchi. Con Simone Milani dello Sporting Bisanzio al termine di questa partita vinta 4-1. Oggi festeggi la 100ª presenza con questa maglia, hai trovato anche il gol, complimenti. Grazie. E un commento veloce sulla partita per questo rientro in campo finalmente dopo questo periodo di stop. Dai, un buon rientro, stiamo riprendendo un po' la forma dopo i pranzi di Natale, le quarantene, tutte... poi i danni anche che l'età col tempo ci fa, ma bene dai, piano piano ritroviamo la forma, siamo contenti. Adesso dopo queste 100 presenze, prossimo obiettivo almeno le 250 e poi trovare gol continuamente. Esatto, e poi appendere le scarpe al chiodo con tanti ricordi da raccontare. Va bene, grazie Simone, migliore in campo di questa partita.